Sabato 29 maggio riaprono le piscine, tutti in acqua a Buonporto e a San Felice. È stata scelta la data di riapertura delle due strutture, dopo che il governo ha dato il via libera per le vasche esterne, quelle nei giardini. Per le vasche interne al coperno si aspettano indicazioni. Quelle che sono già aperte, ad esempio San Felice, è solo per le attività agonistiche. Per quanto riguarda le vasche esterne, quelle che più si usano in estate con il parco attrezzato per godersi l'aria fresca, prendere il sole e fare il bagno, è stato superato lo scoglio del distanziamento. Si torna infatti alle regole dell'estate scorsa che prevedevano che tra ogni nuotatore ci debbano essere 7 metri di distanza e per le attività di balneazione, per stare in vasca, si fa riferimento ai protocolli regionali che parlano di 4 metri. Le nuove linee guida hanno chiarito che le piscine riaprono con tutti i normali servizi, ombrelloni, lettini, bar e naturalmente salvataggio. In più, tornano i corsi in acqua. Ci spiega tutto Riccardo Breveglieri, amministratore di WeSport Modena, che gestisce entrambe le piscine. È un ottimo posto dove riprendere a fare attività anche in libertà durante l'estate, oltre a prendere il sole. Noi già abbiamo l'esperienza dello scorso anno nel gestirle con tutta l'attenzione necessaria, con tutto il rispetto dei protocolli, con l'igienizzazione delle parti comuni fatto quotidianamente, dei lettini, degli ombrelloni, e quindi con una grande attenzione alla prevenzione e alla sicurezza, ma in più ricordo che le piscine, l'acqua delle piscine viene trattata con prodotti previsti dalla legge, fra questi il cloro, che è uno dei prodotti che vengono utilizzati abitualmente nella sanificazione anche rispetto alla questione della pandemia. Quindi l'acqua è già di per sé un ottimo disinfettante da questo punto di vista. Quindi l'appello è sicuramente, con tutte le prevenzioni e la cautela necessaria, quello di riprendere in generale le attività sportive, di ricominciare a utilizzare tutti gli impianti, nel nostro caso le piscine, ma in generale tutti gli impianti sportivi che pian piano riapriranno nelle prossime settimane. In sostanza l'invito è quello a cercare per quanto possibile di riprendere una normale attività di vita, oltre che quella sportiva. Ora, tutti in acqua.